Questa autovettura di grossa cilindrata era appena uscita dalle 45 e si dirigeva a forte velocità verso Arezzo. E i due appuntati l'hanno inseguita per circa 1 chilometro, dopodiché l'hanno bloccata. Qui inizia il racconto dell'operazione condotta dai carabinieri di Sansepolcro che ha portato all'arresto di 4 uomini tra i 37 e i 55 anni che dall'Emilia-Romagna si dirigevano verso Arezzo e fermati nei pressi di Sansepolcro. Tutti i residenti nel capoluogo, i quattro sono legati ad un noto locale notturno della città e sono gravati da precedenti penali. Il loro nervosismo al momento del controllo ha spinto i carabinieri ad effettuare una perquisizione del veicolo. Occultata all'interno di un bracciolo del sedile posteriore, hanno rinvenuto una pistola, una calibro 7,65 completa di munizionamento che presentava la matricola a Brase, quindi era un'arma clandestina. Nel proseguire della perquisizione sono stati rinvenuti 2 storditori elettrici, sono 2 apparecchi micidiali in grado di sferrare delle scariche di energia elettrica molto forte che possono stordire una persona. Le perquisizioni sono proseguite all'interno delle abitazioni dei 4 uomini dove sono state trovate altre pistole e cartucce. È stato convalidato ieri mattina l'arresto che prevede la custodia in carcere del proprietario dell'auto, mentre gli altri 3 attendono il rinvio del processo previsto per l'11 marzo. Sono state rinvenute circa 5.000 euro in contanti, in banconote di grosso taglio, nonché titoli di credito, in particolare parliamo di cambiali, assegni e documenti di identità che non erano assolutamente riconducibili a nessuno dei 4 fermati.